Video Games Party a Lucca Comics and Games del 2011, grazie agli amici di EveryEye.it abbiamo potuto fare un torneo di FIFA 1 contro 1 su piattaforma Xbox 360. Il torneo ha avuto inizio questa mattina, siamo già arrivati alla finale, anzi alla finalissima, e con piacere rivedo anche dei volti noti. Eccoti qua, allora, ciao. Ciao, allora, voi siete? Matteo e Giacomo. Matteo e Giacomo, siete arrivati in finale e adesso lo spettacolo è tutto per voi. Tutto per voi grazie ad EveryEye che per voi ha dei premi bellissimi in videogiochi, ma anche l'onore di poter indossare la loro maglietta ufficiale. Siete ovviamente dei assidui frequentatori del sito e del forum di EveryEye. Iscritti al forum. Bene, mi raccomando. Allora, io vi direi di accomodarvi nelle vostre postazioni e sul palco facciamo invece salire quello che è l'uomo spettacolo di FIFA per eccellenza. Ormai la sua telecronaca è indissolubilmente legata ai nostri eventi. Ci sono proposte anche di referendum che lo vogliono ormai praticamente come il telecronista ufficiale di FIFA 12. Lui è Leonardo Patrignani. Applausi, poi grazie, in posizione li metteremo. Dopo quello che hai detto. Sono problemi. Leonardo, ciao. Grazie ancora per essere qui. Ti lascio immediatamente la parola per questa finale. Grazie, grazie. Ciao a tutti, benvenuti a Lucca Comics and Games. Sì, io sono quello che ha detto lui, però non esageriamo, insomma. Sì, sono il cronista offline di questo gioco. E andiamo subito a vedere di cosa si tratta per questa finale uno contro uno con EveryEye.it che, come si suol dire, lancia questa finale. E noi la andiamo a commentare con Matteo, vero? Sì. Che squadra userai? Il Barça. Benissimo, allora ha vinto Matteo il torneo, grazie, è finita la partita, mi spiace. Vabbè, lo sanno tutti che io sono un po' catalano, tu invece Giacomo giochi con? Barcellona. No, vabbè, vabbè, allora scherzavo. Ma un bel derby no, un Barça-Real Madrid non ci stava, non ci stava. Bene, allora vedremo due volte addirittura la mia divinità preferita, Leo Messi. E quindi la telecronaca sarà di parte, nel senso che ogni volta che toccherà palla Messi per me ci sarà o da prostrarsi sul palco o dire qualcosa di religioso su di lui. Intanto lasciamo qualche istante ai due ragazzi per settare la formazione, è una cosa importante in FIFA settare molto bene tutto quanto, vero Yo-Yo, tu che ne sai? Sei mica nato ieri Yo-Yo, lo sanno anche loro, i ragazzi che ci guardano, sì, sì. I ragazzi sì, di EveryEye sì. EveryEye.it, Leonardo, è il punto di riferimento online per tutto ciò che è intrattenimento digitale, quindi se siete fan dei videogiochi, dei film, di tutto ciò che è intrattenimento digitale, EveryEye.it è il lido sicuro per ottenere le ultime informazioni, quelle meglio canalizzate, ma soprattutto una community che vanta ormai centinaia di migliaia di iscritti che sono come dei fratelli ed è bellissimo navigare proprio nel loro forum, qualsiasi esigenza, qualsiasi evenienza viene ben risolta molte volte semplicemente chiedendo a un essere umano, e quindi la community continua a essere uno strumento importantissimo anche nell'era digitale. Il lido mi è piaciuto di quello che hai detto, il lido è una cosa che mi piace parecchio tra l'altro. Beh, dobbiamo perdere qualche istante mentre i giocatori settano anche i controller oltre alla formazione. Bisogna stare attenti anche ai tasti perché non si può mica scendere in campo e crossare invece di tirare. Bisognerebbe tirare, vero? Col tiro. Tu che tasto usi per il tiro? La B. Benissimo. Certo, perché siamo su Xbox naturalmente. Ti trovi meglio su Xbox o su Play? Ho l'Xbox, quindi sono me. Allora. Allora siamo pronti. Il Barcellona in maglia originale. Adesso vedremo se sarà di Matteo o di Giacomo. Le squadre saranno per forza di cose abbastanza speculari. Vediamo le formazioni che mi sembrano quelle originali, anche se ho avuto mezzo secondo per vederle. Ma vediamo, ecco, forse qualche cambio. Il tuo sarà il Barça in maglia nera? Ah no, è Giacomo che gioca in maglia nera, quindi Giacomo terrà il Barcellona in maglia di riserva. Ma mi sa che anche l'altra sarà la maglia di riserva del Barça. Quella blaugrana non la vedremo. Ricordo a tutti che a casa mia è presente un esemplare della maglia di Messi autografata, che non è in vendita per chiunque lo volesse sapere, però possiamo stimare un prezzo di circa 600.000 euro per chiunque fosse interessato a offrire.
Settiamo 5 minuti per questa partita. 6 minuti o 5, Yo-Yo? Dovremmo saperlo dai ragazzi di everyeye.it, naturalmente. Ne mettiamo 4, e allora. Il nostro ufficiale minutaggio sono 4 minuti, quindi siamo quasi pronti dallo stadio Camp Nou, probabilmente. Facciamo che è così, dai, dal Camp Nou di Barcellona, che si raggiunge facilmente con la linea blu, scendendo a Col Blanc, per chiunque fosse interessato a notizie geografiche sulla città di Barcellona. Me ne può anche chiedere. Si comincia con il Barcellona in maglia, direi verde-azzurra, se sono daltonico, di Matteo, che attaccherà da destra verso sinistra, gestisce questo primo pallone a centrocampo con Fabregas. Tocco per David Villa, che appoggia all'indietro per Xavi, uno dei centrocampisti più forti del mondo, decisivo nell'ultimo match. Ah esatto, mi dicono dalla regia di togliere, giustamente fare uno start, togliere la telecronaca originale, che peraltro era in inglese, doveva anche essere interessante. Eric, cosa ne dici? Mentre arrivano amici da tutte le isole. Vedo che il pubblico ha cominciato ad avvicinarsi al palco, perché questo è chiaramente il titolo più importante che avremo, uno dei titoli più importanti che avremo oggi, ma sicuramente il migliore per quanto riguarda il calcio. Intanto attacca la formazione di Matteo con un ottimo passaggio filtrante laterale per Villa, che è in posizione regolare, punta l'uomo, lo salta, entra in area, potrebbe anche tirare, la mette in mezzo, un problema difficile per Messi che si gira. Prova subito una conclusione interessante, parata dal portiere. Attacca subito la formazione di Giacomo con le trame tecniche dei suoi giocatori. Vediamo schierato anche Sanchez in questa formazione, l'ex attaccante dell'Udinese, che si è ben distinto l'anno scorso, infatti è tra i candidati al prossimo pallone d'oro, che però purtroppo per lui sarà vinto da Leo Messi anche quest'anno, quindi sì, si può presentare lì a Parigi dove lo danno, ma c'è poco da fare. E intanto riparte ancora la formazione di Matteo con Pedro, palla centrale per Fabregas, che la tocca subito per Villa, sgambetto, poi gli salta anche sopra, altre cose. Fallo, il cartellino giallo per Dani Alves, l'ex terzino destro del Siviglia, vero? Siviglia? Che ne sai? Mi guardi giustamente, lo dovrei sapere io. Attacca Puyol, palla per Fabregas, larga a destra per Iniesta che si è decentrato. Perde il pallone, recupera l'altro Iniesta dall'altra parte, poi Messi. Prova una serpentina a centrocampo, buono il tocco in profondità, ma la difesa di Piqué sempre abbastanza sicura. Fabregas a centrocampo, allarga un pallone difficile per Pedro, che però gioca di prima. Villa contro Puyol, capitano, addirittura di tacco, molto bravo. Poi Dani Alves, palla per Alexis Sanchez sul numero 9 della sua maglietta del Barcellona, c'è scritto Alexis giustamente. Dani Alves servito sulla fascia, buono tocco con tunnel per Xavi che gli ritorna il pallone, ancora Xavi, limite dell'area, Xavi, prova il tiro a giro, Victor Valdés. Prime battute più appannaggio della formazione di Giacomo, direi, che attacca ancora a centrocampo con Mascherano, anzi Mascherano come dicono loro. Iniesta prova a penetrare, ancora Iniesta, si gira con il tacco, la palla sul sinistro, poi sul destro, arriva la difesa avversaria, recupera il pallone, riparte con Pedro, Villa si gira. Arriva Puyol, ancora doppio di marcatura di Sanchez, molto bravo a coprire. Poi un po' di confusione, fallo laterale per formazione in maglia nera. Xavi. Ricordiamo che Xavi mangia solo paella, l'ha dichiarato prima dei mondiali, quelli che hanno vinto poi. E se vogliamo alzare un altro po' il pubblico, beh, Eric ormai si disinteressa della regia. Bene, passa Yo-Yo allora alla console. E intanto c'è Iniesta, limite dell'area, salta l'uomo, attenzione, entra, la mette dentro per Messi, Messi è solo, Leo Messi, direttamente dall'Olimpo, al 33esimo minuto, 33 è un numero molto cristiano d'altro canto, la mette dentro sull'uscita di Valdés, ragazzi, che gol, 1-0, un volume, beh. D'altro canto, tanto tutto il resto della giornata vagherò per la fiera senza voce, non importa. E intanto c'è una rimessa laterale, partita che al momento vede in vantaggio Giacomo con il suo Barcellona in maglia scura. Allora attacca Matteo con Fabregas, Villa, limite dell'area, vertice sinistro, entra dentro, stava dando in mezzo, era un pallone pericoloso. Ma meglio prova la difesa del Barcellona in maglia scura, che riparte con Dani Alves, il passaggio centrale, capito tutto Xavi, buono il tocco in profondità per Villa, lo stoppa a seguire, Villa! Valdés poi non la tiene, che occasione, calcio d'angolo, c'è stata una deviazione, 40 minuti sul cronometro, palla in mezzo, arriva il capitano Puyol, ci prova,
Ricordiamo sempre il Barcellona, la formazione più forte del mondo, vero Luca? Composta direi per 7-8 undicesimi da catalani. Qualcuno di voi sa parlare catalano, tu da dietro la telecamera? Per niente, come ovvio. Catalano è molto simile al milanese. Palermitano, beh, siamo lì. No, una lingua molto simpatica. Basta aggiungere una S alla fine delle parole, come quando la gente prova a parlare spagnolo. Anche parole facili, tipo molti, si dice molts, per esempio. Cose che servono nella vita. Si sa mai che andiate in vacanza a Barcellona. Intanto riparte ancora la formazione in vantaggio 1-0 con Iniesta. Potrebbe verticalizzare per Messi, buono sotto in profondità, c'è Puyol in copertura, si gira l'argentino, fallaccio, netto, non visto, ma Messi recupera il pallone, lo mette in mezzo, Sanchez, anticipato da Vidal. Poi Pedro riparte dall'altra parte, attenzione a David Villa, mentre il direttore di gara fischia la fine della prima frazione di gioco e Yo-Yo ci canterà l'inno del Barcellona in catalano. Fratelli di Barcellona, non è così? No, ma proprio no, guarda. Porca miseria. Okay. Scusa, basta aggiungere la S, l'inno sarà Fratellis di Barcellona. Bravo. Bravissimo. Messi, Villa, ricordiamo sempre, la Catalogna non è Spagna, lo dicono loro. Si gira ancora Messi dall'altra parte, palla centrale per Fabregas, poi Villa, uno contro uno con Puyol. Qui c'era Piqué in ritardo, ma recupera la posizione. Può passare anche al portiere, preferisce Abidal. Gioca con il pallone, Abidal va da solo, aspetta lo scatto di Villa, lo serve. Pallo laterale per l'intervento di Andres Iniesta, che l'anno scorso era uno dei migliori candidati al pallone d'oro, ma purtroppo si è dovuto accontentare del secondo posto. Ed ecco Messi che prova il tiro a giro con un piede che non è il suo, il destro, c'è la parata di Valdés. Si riparte con Puyol, con la centrale giocato su Piqué, poi Xavi centralmente prova a scambiare ancora con Piqué. Ecco la trama classica del Barcellona con il possesso palla per poi infilare la squadra avversaria. Vediamo Villa, per non andare a cercare il pareggio. Villa riesce a superare Puyol, la palla dietro per Fabregas, è uscito il portiere, c'è il tiro con il destro, parata di Valdés, sicuro. 57 minuti sul cronometro. Riparte ancora la formazione di Matteo, che deve cercare di trovare il pareggio. E allora avanza con Xavi, palla per Iniesta, è libero Messi, servito, prova a saltare Piqué, lo lascia via sul lungo, attenzione ancora a Messi, cross con il destro, è un po' lungo. Poi arriva Fabregas in ritardo, allora può ripartire Iniesta per la formazione in maglia nera, ancora in vantaggio 1-0, c'è un ottimo pallone di Messi per Sanchez, arriva molto bene Piqué e recupera il pallone. Allora Xavi, poi Pedro, un altro prodotto della cantera, è stata inaugurata recentemente la nuova Masia, ricordiamolo, il collegio di Barcellona dove crescono tutti i talenti che poi vedete alzare trofei in continuazione, giusto Yo-Yo? Senza speranza. Io chiedo alla regia, ma non ce li abbiamo gli inni, Eric? Ma non c'è bisogno degli inni, perché per gioca solo il Barça, quindi adesso li troviamo, adesso li possiamo cantare. Xavi, buono questo pallone filtrante, un po' troppo lungo, c'è l'uscita di Valdés, era una bella idea per Messi, coperto però nella circostanza da Piqué. Pedro, palla per Xavi, centralmente ancora per David Villa che lotta per il possesso, la perde. Allora c'è Sanchez, avanza Messi, carica dietro per Mascherano, poi Xavi, allarga a destra per Dani Alves, pallone per Xavi ancora, serve per Alexis Sanchez, prova a penetrare lui, azione personale, poi il passaggio non è dei migliori, riparte ancora la formazione in maglia azzurra con Messi, si gira, palla per Xavi, ancora Fabregas, è in fuorigioco probabilmente Villa, viene servito, infatti c'è il fischio del direttore di gara. 75 in corso sul cronometro del direttore di gara, ancora 1-0 per il gol di Leo Messi al 33esimo del primo tempo. Pedro, palla per Fabregas, ancora Pedro, la gira per Fabregas che vede lo scatto di Villa, si deve appoggiare a Xavi nel cerchio centrale, scarica ancora su Villa, poi Fabregas vede sulla fascia Pedro, c'è lo scatto di Villa che viene servito, deve superare Puyol, ma c'è il ritorno anche di Dani Alves, però combina un pasticcio, allora Puyol si fida di Valdés. Il rilancio non è dei migliori, ma gestisce ancora il pallone a centrocampo Iniesta. Messi, si gira, Puyol di lui, ancora Messi, buono il tocco per Xavi, anticipato però Xavi, poi Villa, ancora per Xavi dall'altra parte, c'è Messi, prova ad allungarsi il pallone, limite dell'area, prova a entrarvi, c'è il ritorno con la diagonale di Abidal e poi Mascherano, palla per Xavi, centralmente attacca ancora il Barcellona in maglia nera, tergiversa però Xavi, perde la palla, allora ha servito Messi,
tallonato da Mascherano, ha già scaricato su Fabregas, poi David Villa, buono il pallone per Fabregas e c'è la parata del portiere, si salva Victor Valdés, ancora Villa, Villa col tiro a giro, ancora Valdés, buona la conclusione di David Villa, acquistato nell'estate dal Valencia per 40 milioni di euro. Tanto c'è un lancio lungo per Messi che prova a sopprare questo pallone ma non riesce a saltare Abidal, arriva ancora Iniesta sul pallone, ancora Abidal lo ruba, prova a rilanciarlo ma è finita, vince il Barcellona di Giacomo 1-0. Allora inviterei i ragazzi di Ebriai sul palco per la premiazione, ma soprattutto Yoyo, al quale restituisco la parola. Eccoci, grazie Leo per la tua sempre precisa, puntuale, coinvolgente telecronaca. Questi ragazzi sono arrivati in uno dei primi tornei nelle fasi finali che abbiamo qui a Lucca e questo lo dobbiamo anche ad EveryEye.it. E io vorrei proprio invitare uno dei content manager, sei ancora content manager o ti hanno promosso giustamente? Marketing, attenzione ragazzi, allora lascio la parola a te per spiegare meglio di me che cos'è EveryEye e quali sono le vostre coordinate. Allora ragazzi, EveryEye è il primo sito in Italia per i videogiochi, cinema, fumetti, articoli, videoarticoli, anteprime, recensioni, quindi www.everyeye.it. Qua c'è il nostro stand, facciamo tornei tutti i giorni di FIFA 12 con premi, gadget, magliette, promo, quindi divertiamoci insieme e da oggi sempre su EveryEye. Grazie Video Games Park. Bravissimi ragazzi, grazie per averci dato questa opportunità e infatti io investirei immediatamente i partecipanti comunque con la maglietta di EveryEye anche solo per suggellare il fatto che tutti i giorni siete sui loro forum e sui loro siti. Dopodiché diamo al secondo arrivato, se non sbaglio, no tu sei il primo, al secondo arrivato un videogioco per Xbox 360 e per il primo arrivato invece un carico di videogiochi. Grazie ad EveryEye, grazie ancora a Leonardo. Video Games Party, il divertimento continua. Ora free play di FIFA per chi vuole ancora giocare a questo meraviglioso gioco di calcio targato Electronic Arts. Tra poco ci saranno i free play invece commentati da Leonardo, ma adesso Leonardo ha gente, adesso hai gente Leonardo. Ho gente, arrivederci. A dopo.